La Regione Campania presenta Story Pop-Up, quinto episodio. Bentornati, giovani esploratori. Siete pronti a partire per un viaggio alla scoperta della storia e dei segreti della Campania? Liberate la vostra fantasia e seguiteci armati di mappe e colori. Dopo esserci rinfrescati alla fontana di Bellofronte ad Avellino, ci siamo rimessi subito in viaggio. L'ultima tappa della nostra avventura ci porta alla scoperta della Certosa di San Lorenzo a Padula. Questo sontuoso complesso barocco comprende, oltre alla chiesa, al cortile, ai giardini e ai tre chiostri, persino un museo pieno di tombe, statue e colonne antiche. La sua unicità e straordinarietà ha fatto sì che a partire dal 1998 sia diventata patrimonio dell'umanità UNESCO. Insieme alle vicine aree archeologiche di Velia e di Pestum, al Vallo di Diano e al Parco Nazionale del Cilento. All'interno del monumentale monastero, i certosini potevano disporre di ben 350 stanze e del chiostro più grande del mondo per lavorare e pregare in totale solitudine e tranquillità. La loro cucina, arricchita da variopinte maioliche, è stata protagonista di un misterioso aneddoto che vede coinvolto un illustre personaggio storico. Si tratta di un re molto famoso. Chi mai sarà? Scopriamolo insieme! Nonostante mi sia riposato alla fontana, devo ammettere che sono ancora stanco. Mi sa che mi fermerò in questo magnifico palazzo. Ma no, Apollo, non è un palazzo. È la Certosa di San Lorenzo a Padula, in provincia di Salerno. Una certosa sarebbe? Un monastero, come quello che abbiamo visitato a Benevento. Ah, ho capito. Ma questo è gigantesco rispetto all'altro. E ci credo bene. Stiamo ammirando la certosa più grande d'Italia, nonché la più antica della Campania. Fu voluta nel 1306 da Tommaso II Sanseverino, signore del Vallo di Diano che, per farsi bello agli occhi del sovrano francese del Regno di Napoli, Carlo II d'Angiò, la regalò ai Certosini, un ordine monastico nato in Francia. Non se la passano per niente male questi monaci. Hanno a disposizione molto spazio e possono pregare in totale silenzio. Qui non si sente neanche un minimo rumore. E là? C'è nessuno? I Certosini sono dediti alla contemplazione e amano la solitudine. Ma non pensare che stiano sempre rinchiusi tra le mura delle loro stanze. Aggirandoti all'interno della Certosa, ti renderai conto che racchiude ben tre chiostri, dove si possono fare lunghe passeggiate all'aria aperta. Entriamo, così ti mostro il mio preferito. Ti seguo volentieri, ho voglia di sgranchirmi le gambe. Allora, che ne pensi? Che meraviglia! Il cinguettio degli uccellini sugli alberi e il fruscio del vento fra i rami producono un suono delicato e melodioso. I frati che vi abitano sono fortunati e lo siamo anche noi, che possiamo essere loro ospiti e stare immersi nella natura. Mi dispiace portarti via dal tuo angolo di paradiso, ma voglio chiederti di venire con me nella cucina. Era ora, finalmente si mangia! Ma no, il motivo è un altro. Vedi quell'enorme cappa con sotto il grosso bollitore? Si narra che i monaci abbiano preparato per un ospite molto speciale, l'imperatore Carlo V, una enorme frittata di ben 1000 uova. Dove abbiano trovato tante galline e come abbiano fatto a cucinarla e servirla resta un mistero. Mi è venuto un certo languorino. A pensarci, ci troviamo nel Cilento, culla della dieta mediterranea. Perché a questo viaggio del sapere non uniamo un viaggio del sapore? Ottima idea! Un pasto sano, leggero e nutriente è quello che ci vuole. Il viaggio in nostra compagnia, per ora, termina qui. Ma il tuo, ascoltatore, inizia adesso. Sì, dico proprio a te. Sei pronto a scoprire le meraviglie della Campania? Storie Pop-Up. Un progetto di Scabec S.p.A. per la Regione Campania.